Innanzitutto buongiorno a tutte e tutti. Ci incontriamo, credo per la prima volta, in formazione completa, in plein air, quindi ci incontriamo per presentare i candidati e ripetere ancora i progetti che sono alla base della nostra scelta, dipende da noi. Ho sentito prima le battute e il discorso sulla formazione professionale. Io concordo su tutto salvo su un punto, quindi io non voglio fare polemica, ma noi dobbiamo fare polemica, non per fare polemica, non per amore della polemica, ma perché sia chiaro quello che non ci piace e che vorremmo cambiare nel momento in cui il risultato elettorale ci desse la forza per farlo. Questa è la mia cosa fondamentale. Dell'esperienza di questi 5 anni, riducendo proprio al massimo, possiamo dire, abbiamo il dovere, dobbiamo dire, che non ci è piaciuto assolutamente la gestione della sanità, innanzitutto proprio dalla scelta del Presidente di mantenere la materia nelle sue competenze. Io ho fatto per 10 anni Presidente della Regione, so che cosa significhi stare dietro alla sanità. Tenete conto che il bilancio della sanità in genere oscilla fra il 75 e l'85% del bilancio di ogni regione in Italia. Allora gestire l'80% del bilancio già richiede una serie di attenzioni, di impegni, di visioni e di capacità. Farlo e contemporaneamente guidare la regione, cioè fare il presidente della regione, sostanzialmente è un errore colossale, perché o da una parte o da un'altra, a meno che non sia presidente Nembo Kid o Superman, ma non mi pareva che il presidente attuale rientrasse in questa categoria. Questo è il primo elemento forte. Perché il primo elemento forte che noi dobbiamo appunto con forza contestare? Perché questo tipo di scelta ha comportato come conseguenza diretta la catastrofica situazione, il bilancio catastrofico del Covid in questa regione. Come mai la regione Marche ha avuto questo IVA? Addirittura la provincia di Pesaro Urbino è stata alla pari di Bergamo e Brescia. Perché è successo questo? Perché hanno scelto di copiare, e lo hanno anche detto, lo ha detto il Presidente, di copiare il modello lombardo. Il modello lombardo infatti è quello che ha funzionato meglio di tutto, perché c'è stata la scelta, ormai è chiaro, c'è stata la scelta di ospedalizzare e quindi rispondere con ricoveri ospedalieri ad una specie di tornado incredibile, di assoluta potenza e sconosciuta potenza. E quindi gli ospedali, sulla base di poche conoscenze del fenomeno, sono diventati delle bombe orologerie e dei centri di diffusione del contagio. Questa è stata la scelta strategica che ha comportato le conseguenze negative. Poi c'è l'altro punto su cui in effetti c'è stato uno scambio, no, non c'è stato uno scambio veramente, qui ci sono state alcune lettere mie che sono aperte, sono rimaste sempre senza risposta. E relativamente a quella cosa incredibile che sta a Civitanova Marche, che sta lì, non serve a niente, non ha nessuno, è stata costruita con 8, 10, 12 milioni di euro, non si sa con precisione perché questa cifra non è stata mai ufficializzata, e il punto è stato che ha fornito i suoi servizi per 3 giorni a 3 soggiorni. Finita questa fase, adesso però non lo possono lasciare lì, e quindi sono le spese ulteriori soltanto per mantenerlo aperto e controllare che non ci siano atti di vandalismo. Questo è il primo punto. Il secondo punto su cui noi siamo presenti e direi che siamo profondamente delusi dalla non strategia della regione è quello ovviamente della ricostruzione post terremoto. Ed è inutile che continuino a dire che le leggi sono cambiate, non si sarebbe potuto rifare il modello del terremoto precedente di 20 anni fa, quello che ho gestito io con la mia giunta. E perché non si poteva fare? Perché primo non è vero, secondo io non ho mai sentito
un insieme di soggetti che avrebbero dovuto istituzionalmente avere un peso, cioè i presidenti delle giunte regionali delle quattro regioni, sono stati nominati vice commissari straordinari. Io non so le altre regioni perché non mi interessano, ma so di sicuro che nell'ambito della regione Marche la figura del vicepresidente è come se non ci fosse stata. Questi sono i due punti cardine. C'è poi l'altro punto che veniva indicato prima, che è l'altra materia di competenza esclusiva della regione, che è quella della formazione professionale. Formazione professionale. Formazione professionale che, diciamo, è un capitolo importante del tema gigantesco del lavoro. Del lavoro, il collegamento scuola-lavoro, l'inserimento e il cammino, diciamo, con identico passo con una sintonia fra università e strutture sul territorio regionale, eccetera, eccetera, non c'è stato. Tanto basta, poi dopo appunto sentivo prima, non sono stati spesi tutti i fondi europei, e non è che continuiamo a piangere sui fondi europei che l'Europa ci trascura. L'Europa ci trascura perché? Perché noi come Italia non siamo riusciti a spendere del progetto che finisce quest'anno, ben 11 miliardi di euro. Nei fondi assegnati all'Italia 11 miliardi sono stati restituiti, poi per fortuna la Commissione ce li ha lasciati e quindi diciamo 11 milioni non li ha presi. Questo è un altro elemento: se tu non hai la capacità di utilizzare il tuo patrimonio, allora che cosa pensi di poter fare? Soprattutto, qual è il bilancio di 5 anni di legislatura? È un bilancio profondamente negativo, è un bilancio che lascia bocca asciutta ai marchigiani. E leggevo i dati delle statistiche sulle materie di competenza regionale, e le Marche, mentre erano a suo tempo tra i primi 5-8 posti, adesso sono molto più indietro. Ecco, questi sono i dati. Su questi dati noi siamo partiti perché ci siamo resi conto che continuare l'esperienza precedente è sempre stato negativo. Ora, e chiudo su questo tema, e chiudo, poi passo la parola a Roberto. Noi veniamo accusati di aver rotto un'unità delle sinistre. È una balla grossa come due case, non come una casa. Prima di tutto perché se vuoi fare l'unità ci si siede tutti intorno a un tavolo, si costruisce un programma e si sceglie di comune accordo un candidato. Se l'unità significa invece andare laddove hanno già stabilito il programma, i candidati, le liste dei candidati, e alla nostra richiesta parliamone, ci è stato risposto è troppo tardi, non si sa troppo tardi rispetto a che cosa, visto che il termine è ultimo il 25 agosto, allora è chiaro come il sole che c'è una reazione furibonda, comunque vivace, al fatto che non c'è più un'accettazione a priori di scelte comunque discutibili che sono state fatte nella precedente consigliatura. Questo è il punto cardine su cui noi ci siamo sentiti, e allora abbiamo deciso che spettava a quelli che non erano d'accordo sul modo come la regione Marche è stata amministrata di cercare di fornire un modello alternativo. Il modello alternativo è il nostro impegno, non finisce il 21 aprile, il 21 aprile è la nascita di Roma, non della Roma, quella della Roma quell'altra. Quindi diceva, non finisce a settembre, cioè non finisce con le elezioni, ma qualunque sia l'esito per noi, continuerà il nostro impegno, come ho scritto anche nella dichiarazione che ho dato su Facebook per smentire la mia candidatura o mie candidature. Noi continueremo anche dopo le elezioni ad essere un controllore non malevolo, ma che non tollererà scappatoie, appressapochismi, superficialità, e soprattutto vorrà porre un modello di politica che non sia soltanto fatto di alleanze, poltrone, tu vai qua, io vado là, eccetera. Ecco, questa cosa qui noi la rifiutiamo completamente. Fatte queste premesse, io lascio la parola a Roberto Fiscio.
Grazie. La base di partenza, diciamo, del confronto tra le aspirazioni dei marchigiani, le aspirazioni di una politica sana e la situazione reale, no, è già stata chiarita dalle parole di Vito D'Ambrosio. Io vorrei sinteticamente esporvi da una parte lo spirito che caratterizza il movimento, per cui è nato Dipende da noi, il metodo di Dipende da noi e le candidature legate strettamente alle tre priorità di programma che appunto richiamerò brevemente, anche se già Vito le ha sottolineate. Allora, lo spirito è quello della responsabilità in prima persona. Già il titolo Dipende da noi significa questo: non la delega, non l'indifferenza, ma il farsi carico in prima persona, uscendo dal lamento, che spesso però è il modo migliore per accettare le cose così come sono. E abbiamo visto che il sistema di potere che purtroppo si è instaurato anche nella nostra regione non è solo quello dei politici o quello di forze politiche apparentemente avversarie, perché nella sostanza il metodo è lo stesso. Quindi il conflitto è apparente, è di figure, di nomi, di bandierine, ma la sostanza è condividere lo stesso metodo del potere. La politica è comandare, ottenere i voti, ottenere influenza, ottenere visibilità per comandare e gestire questo potere in modi che spesso sfuggono sia alla Costituzione sia al controllo democratico dei cittadini. Ecco, per noi invece lo spirito è quello della presa in carico, della responsabilità concreta in prima persona di cittadini che si organizzano. Non diciamo solo partecipazione, ma partecipazione organizzata. Questo è il primo ingrediente ed è stato, direi, lo spirito che ci ha fatto nascere, con un orientamento ideale che noi chiamiamo di sinistra etica. La parola sinistra, al di là di tutti gli equivoci ideologici o addirittura al di là della sua identificazione col Partito Democratico, che è una cosa un po' comica, in realtà la sinistra significa l'etica della universalità, cioè nessuno deve essere escluso. La non esclusione, né perché è straniero, né perché è donna, né perché è piccolo, né perché è anziano, né perché è licenziato, né perché è precario. La sinistra è universalità, cioè noi vogliamo una convivenza che è a posto per tutti e tutti possano vivere con dignità. La parola etica significa non è una sinistra faziosa, ideologica, di appartenenza identitaria. Etica significa punta a costruire le condizioni di questa convivenza. Perché è difficile, è problematico costruire le condizioni perché tutti possano vivere con dignità. Questo però è il compito che ci affida l'articolo 3 della Costituzione, che è un po' la nostra stella polare. La Repubblica rimuove tutti gli ostacoli che impediscono ai cittadini, cioè vuol dire alle persone, di godere dei loro diritti fondamentali. Questo è il compito della politica, non restare indifferente, non creare ostacoli artificiali che tolgono diritti alle persone. Quindi se ci chiedete qual è la nostra filosofia, il nostro pensiero, è l'articolo 3 della Costituzione. E noi crediamo che la Costituzione va applicata territorio per territorio, città per città, quartiere per quartiere. Le Marche sono una regione costituzionale, che possono essere una comunità aperta perché traduce in pratica quell'articolo. Questo, diciamo, è il nostro spirito. Qui abbiamo avuto apporti dall'esperienza del femminismo, delle donne che si battono per il riconoscimento della dignità di tutte le donne e in fondo anche per togliere gli uomini dalla mancanza di dignità, del dominio, del potere sull'altro genere. Il contributo del pensiero ecologico, di quello che non è un settore ma è una chiave per ripensare la società, per ripensare l'economia e il rapporto con la natura. È ecologia della persona e è ecologia dell'ambiente, è ecologia di tutto il sistema delle relazioni. Poi l'apporto del pensiero, delle esperienze interculturali. Mai noi diremo, questo lo potete scrivere, mai diremo prima i marchigiani. No. Noi diciamo insieme tutti quelli che ci vivono, marchigiani di altre regioni, di altri paesi. Se vivono qui siamo impegnati insieme a costruire una buona convivenza. Democratica vuol dire tutti ci vivono con dignità.
questo diciamo è il nostro orientamento ideale. Il metodo, che per noi è il punto veramente centrale, qualificante, non ci rapportiamo, non ci presentiamo dicendo siamo superiori, cioè siamo più onesti, siamo più intelligenti, questo sarebbe ridicolo. Noi lo facciamo con umiltà, con spirito di servizio, riconoscendo anche negli avversari politici ovviamente la piena legittimità, la piena dignità, non c'è una superiorità morale. Noi vorremmo però affermare la differenza di un metodo che anche qui non abbiamo inventato noi, viene praticato dalle associazioni di volontariato, dalle liste di impegno civile a livello comunale. Noi stiamo cercando di farne una sintesi sul piano regionale. Questo è il metodo del prendersi cura, dell'accompagnare i processi di costruzione alle risposte, non il metodo del potere. Per capirci, quando fu varata la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi, è stata decisa, ma non è stata accompagnata, non è stata costruita l'assistenza territoriale. Allora il metodo dell'accompagnare, del prendersi, è stato scaricato sulle famiglie abbandonate. Allora il potere abbandona le persone. Non è vero che è efficacia, che è performatività, no, abbandona le persone, abbandona le regioni intere. Il prendersi cura, il costruire insieme le risposte, non solo veramente risolve i problemi, ma genera democrazia. Cioè la gente interiorizza, impara che vuol dire una convivenza democratica. Allora, di che è fatto questo metodo? Primo, la partecipazione organizzata. Secondo, l'ascolto dei vissuti delle persone. Non possiamo parlare di terremoto e non conoscere chi ha vissuto questa tragedia amplificata dalla mancata risposta politica dal post terremoto. Non possiamo parlare di richiedenti asilo senza conoscere qualcuno che è stato in Libia, che ha attraversato il Mediterraneo e c'ha quell'esperienza. Non possiamo parlare di scuola se non conosciamo la lotta quotidiana degli insegnanti per reggere a tutte le difficoltà e anche alle cosiddette riforme governative, che spesso sono la prima difficoltà. Allora noi vogliamo partecipazione organizzata, ascolto, conoscenza, il terzo ingrediente. Non c'è democrazia senza conoscenza, e la conoscenza ha due fonti. Primo, la ricerca avanzata nelle nostre liste, poi si presenterà, c'è il professor Fabio Taffetani dell'Università Politecnica delle Marche, botanico, ecologista, la sua competenza si sposa con la passione ecologica e è un riferimento nazionale, non solo regionale, nella lotta per la bioregione, per una ecologia concreta come forma di vita. Quindi la conoscenza di chi fa ricerca avanzata, ma anche la conoscenza vissuta di chi sperimenta i problemi. Quando abbiamo incontrato le persone che hanno vissuto il terremoto, io personalmente ho imparato tantissime cose. Molte delle loro proposte oggi sono nel programma, e così è successo per tutti i punti. L'altro ingrediente del metodo è la progettazione, perché naturalmente non basta fare la lista dei problemi. Spesso le associazioni di categoria che incontriamo ci fanno la lista dei problemi. Da un lato non si fidano, dall'altro tornano all'atteggiamento di chi si aspetta una promessa. E il politico classico fa la promessa, naturalmente: aprirò la strada Fano Grosseto, metterò i pronto soccorsi che accolgono le persone, è chiaro. Allora noi invece vorremmo una progettazione che sia frutto di questi altri ingredienti, che raccoglie le istanze che sono state recepite a livello migliore delle possibilità che abbiamo. Quindi la politica è progetto, la politica è desiderio di futuro, la politica significa riaprire le strade, non tirare su muri oppure costruire dei circuiti autoreferenziali che sarebbero la politica istituzionale. L'ultimo ingrediente è l'etica. Cioè è mancato, a me pare, il rispetto per le persone, il rispetto per la natura a maggior ragione. Figuratevi, se non vediamo le persone, la natura viene distrutta. Allora una politica che sia capace di rispetto nelle scelte concrete che fa, quindi non vada con logiche automatiche che sono quelle, quando va bene, del mercato e della burocrazia, e quando va male sono di interessi inconfessabili. Ecco perché diciamo bene comune, servizi pubblici, basta con le privatizzazioni, basta con la sordità di chi fa il politico di mestiere e abbandona le persone. Questo diciamo è il nostro spirito. La prima prova della concretezza di questo percorso, non è una promessa, è un percorso,
a mio avviso sta nel gruppo delle donne, degli uomini che sono i nostri candidati, le nostre candidate. Le loro storie parlano, i loro ambiti di impegno parlano, quindi io vorrei che loro adesso, ognuno di loro brevemente si presentasse, sottolineando come sentirete che l'ambito di impegno riguarda le tre priorità chiave del nostro programma. Il primo punto è il terremoto e il riequilibrio del territorio tra zona costiera, collinare e montana. L'abbiamo messo al primo punto, tutti si sarebbero aspettati la sanità al primo punto. Al primo punto c'è il terremoto perché è una questione di dignità della nostra regione. Se a 4 anni ancora dobbiamo spostare le macerie, vuol dire che la nostra regione c'ha una perdita di dignità politica, di risposta ai problemi urgenti, primari, che è inaccettabile. Questo è il primo punto. Dopo aver, scusa, Roberto, ma dopo aver avuto l'esperienza 20 anni fa di una serie di scelte che ci hanno portato ad una ricostruzione che è riconosciuta eccellente, veloce, eccellente, non bloccata dalla burocrazia, in cui non ci sono state infiltrazioni di criminalità organizzata e non sono aumentati gli incidenti sul lavoro, sono aumentati enormemente i cantieri ma non gli incidenti sul lavoro, quindi c'è una grossa esperienza della quale non, si è, voluto, non si è voluto tenere conto. Quindi giusto, il secondo punto è lavoro, lotta alla povertà, ecologia, e vanno insieme, cioè l'ecologia è la chiave per generare posti di lavoro, per rispondere ai problemi, e la regione deve svolgere una funzione di coordinamento delle forze economiche locali, smettendo di essere terra di azioni predatorie delle multinazionali o delle aziende private che alla fine parassitano l'interesse pubblico. Questo deve smettere. Questa è una cosa di sinistra, ma di sinistra concreta, è di buonsenso e costituzionale. Terzo punto, la sanità e i servizi. Qui è chiaro, invertire, semplicemente invertire le tendenze seguite dalla giunta Ceriscioli. Basta con la privatizzazione, basta con lo sradicamento dei presidi sanitari, invece credere fortemente un piano nella medicina territoriale preventiva. Distribuire bene gli ospedali sul territorio regionale, almeno 2 efficienti per provincia, e poi basta col taglio ai servizi sociali con l'idea di accentrarli dentro mega strutture. I servizi sociali devono essere diffusi, dotate di strutture comunitarie, le uniche capaci di accogliere le persone e non solo di trattare il sintomo o il problema specifico. Se non c'è l'accoglienza delle persone non c'è neppure una vera terapia, una vera risposta. Queste priorità voi le trovate specchiate nei campi di impegno dei nostri candidati e delle nostre candidate. Quindi adesso io chiederei a loro, cominciando magari da destra, dai primi che stanno qua fino alla fine, di presentarsi brevemente dicendo il loro nome, la loro circoscrizione e il loro campo di impegno, la loro professione, il loro volontariato, in modo che i giornalisti, se vogliono, possano prendere nota delle, così, della caratteristica, della composizione speciale della nostra lista. Quindi Laura...